Buonasera a tutti voi, benvenuti al comitato elettorale della Raggi. In realtà questo non è il comitato, è un albergo di fronte e per tutta la serata c'è stato un andirivieni tra questa posizione e il comitato. In questo momento un andirivieni perché? Perché ci sono 210 giornalisti accreditati, c'è tantissima gente, ci sono moltissimi militanti del movimento che stanno affluendo e soprattutto c'è molta gioia, un risultato atteso su Roma, sperato a Torino e insperato, lo possiamo dire, o comunque sperato parzialmente per gli altri ballottaggi, perché i 5 Stelle correvano in altri 18 comuni, in tutto 20, e pare che stiano portando a casa il risultato pieno. Con me c'è Maglio Di Stefano. Grazie a tutti per l'invito, è un momento felice, avete detto bene, ma è un momento anche di grande responsabilità. Sappiamo che ora dobbiamo applicare a questi 20 comuni dove parrebbe che si sia vinto ovunque e la stessa ricetta che abbiamo applicato negli altri comuni che ci ha dato questo successo elettorale, ovvero una ricetta fatta sul taglio degli sprechi della politica e sul portare i cittadini nelle scelte del comune. I cittadini ci hanno scelto per questo oggi, in alcuni comuni forse era più facile come Roma perché il PD aveva lasciato una città con mafia capitale, la quinta mafia italiana, ma in altri comuni eravamo in situazioni molto più stabili di Roma e anche lì ci hanno scelto. Vuol dire che i cittadini, gli elettori hanno scelto di dare la loro città in mano a un gruppo politico, il Movimento 5 Stelle, che hanno ritenuto affidabile. Perché? Perché dove governava ha abbassato tutti i debiti sostanzialmente di tutte le città con una media del 20%, ha messo il reddito di cittadinanza, ha eliminato Equitalia, proposte che sono diventate in realtà grazie al Movimento 5 Stelle e per questo ci hanno scelto e li ringraziamo. Due donne alla guida di due grandi città, però insomma diciamocela tutta, da forza d'opposizione aspirate a essere forza di governo, la parte difficile viene ora, governare? Ma noi abbiamo sempre agito come se fossimo già forza di governo, nel senso che abbiamo fatto proposte sulla cittadinanza, contro la corruzione, proposte di governo davvero. Non ci hanno mai ascoltato e oggi pagano di non averci ascoltato. Due donne in queste due grandi città e ci apprestiamo a governarle bene per poi andare a governare il paese.